Il presidente del Comitato Nopeus di Licata è stato ricevuto nei giorni scorsi dalla 13ª Commissione Territorio e Ambiente del Senato a Roma per parlare appunto dei parchi eolici offshore, per presentare una relazione dettagliata su quelli che sarebbero gli effetti negativi di questi parchi eolici e quindi un incontro sicuramente che ha portato dei buoni risultati. In premessa va ricordato che è stato fortissimamente voluto questo incontro, questa audizione dal presidente Marinello, che ha fatto i salti mortali veramente, perché erano contingentati sia Camera che Senato per le votazioni di questi due giudici. E quindi c'è stato un impegno forte, l'ho toccato con mano, non solo si è presentato, ma ha portato dietro, diciamo, una bella componente della commissione. E quindi un grazie a lui, così come alla sensibilità dell'amico Angelo Bennici, che ha curato i collegamenti e fatto sì che questa audizione potesse regolarmente svolgersi giorno 17. I risultati: io sono estremamente soddisfatto e convinto che forse abbiamo intrapreso il percorso giusto per disinnescare tutto questo problema dal punto di vista politico, perché avendo sul groppone adesso una procedura EU-Pilot, la chiamano, che è l'anticamera della messa in infrazione di uno Stato, quello italiano, secondo me debbono correre velocemente, e cosa faranno? Faranno praticamente una interpellanza direttamente alla Presidenza del Consiglio per chiedere di intervenire in maniera drastica e decisa nei confronti del Ministero Ambiente per la revoca secca dell'autorizzazione alla realizzazione del parco, ed è la prima cosa. La seconda cosa: si sono ripromessi di venire, il Presidente, una buona componente, diciamo, della Commissione, a visionare i luoghi dove vorrebbero compiere il misfatto, quindi il Golfo di Gela. Terzo, si sono ripromessi di incontrare il coordinamento dei cinque sindaci, dei comitati, eccetera, per mettere a disposizione la Commissione e operare azioni sinergiche in direzione di un stop definitivo alla realizzazione di questo parco eolico. Quindi la cosa mi fa estremamente piacere e mi ha soddisfatto, per cui è stata una giornata molto proficua.